Dovrebbe essere partita in teoria la live. Adesso devo tentare di entrarci da PC. Non so se è partita o no, ma tanto io devo cercare ancora il gruppo dal PC. Un brufolo enorme dà un fastidio. Eccomi, mi sono trovata. Ok, se tutto va bene, buonasera a tutti. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Lo so, è inquietante questo Gianni piantato qua. Ho mangiato troppo salame, troppa roba col pepe e c'ho il bitorzolo. Come le streghe delle favole, solo che loro ce l'avevano qua, io ce l'ho qua. Caccia la miseriaccia ai Gianni. Siamo qua. Buonasera, buonasera. Nelle live qua sul gruppo parliamo di tutto. Quindi, buonasera Nella. Non ci sono problemi di sorta. Sull'argomento, non è come le live che faccio su YouTube che hanno l'argomento più o meno fisso. E che altro? Ah, che da questo mercoledì, grazie, sempre grazie di cuore a Giovanni Scalpellino e a tutta l'equipe degli amministratori, o la Dani che appare in ogni dove. Buonasera. Grazie, dicevo, all'amministrazione tutta del gruppo. Da questo mercoledì, quindi da stasera, Antonella, buonasera. E sarà un appuntamento almeno per ora fisso al mercoledì, sempre intorno alle 21 come questa sera. Gabri, buonasera, ciao. Romina, buonasera. La Dani con i fantasmini. Anna, buonasera. Quindi al mercoledì vedrete la mia brutta facciaccia. Spero il prossimo mercoledì senza il Gianni piantato qua. Ma poi qua. Ma la gente normale, i brufoli vengono qui, qui, a me qua. Cioè, ma si può? Patrizia, buonasera. Io non sono normale, nemmeno con i brufoli. Poi i brufoli a 50 anni quasi, veramente. Anche loro sono ritardati come la padrona. Dunque, buonasera Maura. Come dicevo, le live, queste qui sul gruppo sono live a tema aperto. Quindi possiamo parlare, discutere, raccontare di quello che vogliamo. Buonasera Paola. Se ci sono dubbi, curiosità, se si vuole intavolare un discorso, se vogliamo raccontare qualcosa o avere un parere, tema libero, possiamo parlare del todos. Sono indecente, lo so, mi devo fare le sopracciglia, cioè il brufolo. Sono uno scandalo. Sono da buttare nell'umido. Buonasera Tatina, Lelucia, buonasera, buona diretta a tutti, buonasera a te Iris, ti è venuto lì perché sei unica, ma guarda Antonella che è ridicolo, cioè di tutti i posti che ho e non ho una faccia piccola, qua. Approfitto per chiedere una cosa che non rientrava mai nei temi della serata. Io non riesco mai a fermare la mia mente. Penso a tante cose insieme e faccio fatica anche a meditare. Come potrei cercare di calmare questa cosa del pensiero? Normalmente chi pensa a tante cose o ha una mente estremamente, si dice mente artistica. Nel senso che è una continua evoluzione di progetti, oppure è una persona estremamente ansiosa.
Questo poi dipende da che tipologia di persona sei tu. Se sei una persona ansiosa, la base in assoluto è quella di lavorare sull'ansia, quindi circondarti per esempio di colori tenui. La cromoterapia aiuta tantissimo l'ansia, il verde, l'azzurro, il violetto chiaro aiutano l'ansia a debellarsi. Tenere addosso, tenere in mano da qualche parte a contatto con la pelle un'ametista, ancora circondarsi di aroma di lavanda, per esempio, bere una camomilla, bere una tisana rilassante, sono tutte cose che aiutano se è una questione ansiosa, ansiogena. Se invece il tuo vulcano di idee interiore è dipeso dal fatto che sei una progettista nata, quindi una mente estremamente artistica, una mente non artistica perché suoni, balli e dipingi, ma perché hai in mente magari mille mila progetti, cose da fare in contemporanea e via dicendo. Lì la cosa si fa un po' più complicata perché è proprio la tua indole, anche io ce l'ho così. Ora, in anni e anni di meditazione continua, ho imparato un pochettino a farla quietare, ma in generale io sono un po' come Arnold, una ne penso e 100 ne faccio, io al contrario, una ne faccio e nel frattempo 100 ne penso. Quindi lì diventa, aiutano sempre i consigli di prima, anche in quel caso, ma diciamo che rimarrà sempre comunque un po' più attiva rispetto a una mente magari più razionale, più calma, più tranquilla. Silvia, buonasera. Ho iniziato con la regressione di questa tanta roba, ma tanta tanta. Ma una volta che inizi e prende il via, che cominci ad avere qualche flash, poi il tutto si srotola a livelli veramente veloci. Quindi sì, so cosa intendi, Gabri. Ti posso chiedere se hai visto quella foto di mio papà con quella specie di gatto nero alle spalle? Non l'ho vista, Romina, non ho seguito tantissimo le vicende del gruppo perché sono incasinatissima con lavori e cose da terminare, cose da presentare, da finire e quindi non è che ho seguito proprio tutti i post del gruppo. Nel caso, al limite, anche a fine live, che puoi metterla anche qui, oppure mi tagghi su quel post. Se mi ci tagghi, io poi vedo la notifica e la vado a guardare. Non l'avevi mai fatta, sono veramente fantastica, anche se quella del cristallo, che non è sua, mi aiuta a sbloccare meglio alcuni dettagli e le regressioni. Sì, a me me l'avete mandata, me l'ha mandata Gabri, e devo ancora ritestarla, riprovarla perché l'avevo provata, ma sinceramente talmente tanto tempo fa, perché io faccio ormai le regressioni mie e quindi non ho più la necessità di seguire certi schemi, però vorrei un attimino riprenderle in mano e ritestarle un po' tutte. Autumn, buonasera. Andrei, buonasera. E infatti devo ritestarla di nuovo da capo, devo riverificarla adesso a distanza di tempo. Marina, buonasera. Grazie, sono artistica e progettista e mi vengono pure a cercare gli altri per i loro progetti. Grazie per i consigli, proverò sicuro. Prova, Nella. Esatto, le menti così, le menti molto laboriose a livello proprio progettuale sono un po' più complesse da tenere a bada, ne so qualcosa. A volte mi alzo in piena notte perché ho un'idea e niente, devo farla. Quindi magari sto dormendo, mi sveglio, mi alzo, la vado a fare e poi torno a letto. Sveva, se posso fare una domanda, ma mi è salito tutto. Aspetta, che torno, Patri. Ok, è Dagla, mi sale tutto. Ma le entità possono manifestare anche come un rumore elettrico, tipo quando c'è un contatto nelle prese. L'ho sentito per 2 sere consecutive. La prima volta pensavo che la gatta avesse fatto qualche rumore strano mentre ronfava, ma la seconda volta anche lei è schizzata dal letto. Allora, sì, in particolare ci sono delle entità che fanno proprio quel tipo di rumore, però c'è da dire che prima di considerare l'eventualità sempre comunque del paranormale,
controlla bene anche per questioni di sicurezza i tuoi impianti, quindi le prese, le abat-jour, i lampadari, dovunque hai degli attacchi elettrici, proprio le prese e le luci per lo più. Perché appunto quello dell'elettrico potrebbe anche invece essere un problema meramente materiale e rischi che ti salta l'impianto o che ti rovina qualcosa. Quindi prima verifica appieno l'impianto di casa. Una volta che l'impianto di casa non ha nessun tipo di problematica di questo tipo, di questo genere, allora puoi pensare a un qualcosa di paranormale. Normalmente non sono defunti, chi fa tanto quel rumore di solito sono i tutelari, quel tipo di entità che aiutano un po' tutti, che fanno un po' da cicerone e aiutano un po' tutti, vivi, defunti, altre entità. E sono degli esseri, quelli che vengono chiamati un po' gli esseri di luce, non nel senso che sono buoni. Nel senso che sono proprio palline di luce, sono esseri luminosi quando appaiono, ma anche quando non appaiono fanno questo rumore tipo lampadina che si sta per bruciare. Prego, Romina. È lei consigliera delle regressioni guidate? Vero. Buonasera, Antonella. Miss Autumn. Lei è bravissima in tutto, altro che io lo so, è una di quelle bellissime persone che quando parlo capisce al volo cosa intendo perché lo conosce forse anche meglio di me. Prego, Patri. Ci sono comunque appunto varie entità che fanno rumori anche differenti, semplicemente perché è nella loro natura, non perché vogliano farsi sentire. Ma bisogna sempre prima valutare che non sia un discorso meramente materiale fisico, perché? Perché alcuni rumori possono invece indurci a qualche danno, a qualche cosa che magari abbiamo in casa. È un po' come il discorso delle malattie, no? Noi molto spesso, quando per esempio abbiamo dei periodi di enorme mal di testa, di stanchezza cronica, vai a leggere per il web e ti dice che è malocchio. Potrebbe anche essere, ovvio che potrebbe anche essere, potrebbe essere negatività, potrebbe essere un accidente mandato da qualcuno, potrebbe essere, certo che potrebbe essere. Ma potrebbe anche essere una carenza vitaminica, una carenza di minerali, potrebbe essere una disfunzione della digestione. Quindi, prima di pensare alle cose invisibili, valutiamo sempre di controllare tutto il possibile visibile materiale. Io non riesco a capire se le ombre che vedo con la coda dell'occhio e anche quando mi sento toccare, se sono defunti o altre entità. Beh, Marina, così è un po' difficile capire cosa siano, ma normalmente quelle cose lì di solito, appunto, o sono defunti o qualche volta possono essere gli ominidi ombra, che sono del tutto innocui peraltro, ma nulla che comunque possa essere pericoloso. Ho fatto un video sul mio canale YouTube che parla proprio delle entità che si incrociano con la coda dell'occhio. Leva, scusa se ti chiedo una cosa, ho un lampadario in salotto, è più di un mese che una lampadina lampeggia spesso, l'ho avvitata bene a... Aspetta che mi è salito tutto. L'ho avvitata bene, pensavo che si era svitata un po', ma sta tutto a posto, a parte che le altre 5 vanno perfette. Cosa può essere? Guarda, intanto se è un lampadario di quelli a bracci, molte volte succede che in qualche braccio i fili iniziano a deteriorarsi e quindi cominciano a fare quel lavoro lì. Quindi prima, anche in questo caso, di pensare magari al paranormale, bisognerebbe controllare bene il cavo che arriva fino all'attaccatura e nel caso sistemarlo, quindi magari tagliarlo, cambiare il boccettino e via dicendo. Se poi continua a farlo anche cambiando eventualmente la lampadina, nel dubbio fosse anche quella che magari è difettosa, eccetera, allora
puoi pensare che ci sia una qualche entità, magari in questo periodo, che è una di quelle entità anche defunte a volte, che assorbono l'energia elettrica, cioè che hanno imparato a utilizzare l'energia elettrica come loro sostentamento e quindi potrebbe assorbirla da quel ramo del lampadario. Ma anche in questo caso a volte non è detto perché i cavi dei lampadari a bracci partono da un unico ceppo, ma poi ognuno ha il suo cavo e quindi potrebbe anche avere una deteriorazione il cavo stesso di quel braccetto. Amore, ma grande, mi hai fatto commuovere, ma assolutamente non conosco le cose meglio di te, ma neanche lontanamente, ma sei proprio tu che mi ispiri a studiare sempre di più. Guarda, in realtà Autumn, tutti noi conosciamo cose più degli altri. Anche tu conosci cose più di me, io conosco delle cose più di te. Gabriele conosce cose più di me, e di Gabriele ho anche le prove perché basta saltare fuori con i numeri, mi fa un braso così. E io conosco delle cose magari diverse più di Gabriele. Quindi in generale tutti noi abbiamo dei punti più forti degli altri e dei punti più deboli. Però tu sei tra quelle persone che sono realmente ferratissime e che capiscono i concetti, e questa è la base per avere proprio la mentalità aperta. Quindi fai parte del mio stesso livello di apprendimento. Mi è capitata una cosa, ero in vacanza e c'era questa bambina che avrà avuto 6-7 anni e mi continuava a fissare. Ti dirò che in lei ho visto un canale aperto, sicuramente farà parte di questo mondo. Ah, potrebbe essere. Buonasera Francesca. Tra l'altro, i bambini molto spesso ce ne hanno tantissimi di canali aperti. Purtroppo poi è la società, la religione, la famiglia, la scuola, che in qualche modo, la televisione stessa, che in qualche modo gli blocca, poi gli chiude pian piano questi canali, perché loro iniziano a non credere più a ciò che sentivano, a ciò che vedevano, a ciò che ricordavano crescendo, e questi canali man mano vanno a scemare. Una cosa, se tu non la usi, dopo un po' si atrofizza. Tu fai un esperimento: prendi la tua mano, prendi il tuo braccio, lo fasci, Lo fasci così e lo tieni 3 giorni così. Quando tu levi la fasciatura e inizi a muoverlo, ti fa un male porco, non ci riesci, senti tutto tirare. Oppure prendi l'esempio di quando uno si rompe una gamba che porta il gesso per un mese e mezzo. Quando poi leva il gesso, quella gambetta è così, mentre l'altra è normale, non riesce ad appoggiarla subito, non lo tiene, eppure fino a prima del gesso funzionava, perché si è atrofizzata. E lo stesso discorso vale anche per le capacità extrasensoriali. Buonasera Sara. Ti che buonasera anche di qua. Buonasera a tutti. Lo sto vedendo con William, io cerco di non fare le letture dei tarocchi davanti a lui, cerco di non studiare davanti a lui, ma certe volte mi lascia senza parole, io lo lascio andare libero. Ma guarda, io ho sempre fatto tutto tranquillamente, anche davanti a mio figlio. Vabbè, io non faccio i tarocchi, lo sapete, li faccio, li uso per me, però non li faccio per le persone. Però in generale davanti a mio figlio ho sempre parlato tranquillamente e fatto tutto. In effetti lui ha sempre visto, sin da piccolo, e continua a vedere anche adesso, anche se ora, essendo adolescente, c'ha i cavoli suoi per la testa e non gliene può fregare di meno di guardare le entità. Però in generale diciamo che la mente gli è rimasta completamente aperta, proprio perché non ha avuto inculcamenti esterni e non gli hanno atrofizzato il pensiero e anche le sue altre capacità. Lo so che sono fissata con i vampiri e tu hai detto che sono immortali, ma vorrei chiederti se alcuni possono essere stati uccisi con il famoso legno nel cuore. No. Allora, sì, i vampiri sono immortali nel senso che non muoiono di vecchiaia. Quando si parla di immortali, si parla
del discorso che non si, che non, questi immortali di qualsiasi razza siano non muoiono di vecchiaia, cioè non hanno una morte per malattia, per vecchiaia, una morte naturale. Questo non significa che non possono essere uccisi. Ad esempio, un vampiro, per esempio, può essere ucciso se gli si stacca completamente la testa. Ma il paletto di frassino non serve a niente, l'acqua santa non serve a niente, del crocifisso non ha paura, la luce del sole non gli fa né caldo né freddo, invece essere per esempio buttato in un fuoco ardente, alimentato, bruciato vivo, anche in quel caso lo potrebbe distruggere, quindi uccidere. Ora abbiamo preso ad esempio i vampiri, ma il discorso poi da razza a razza cambia a seconda delle razze, appunto, immortali. Non riesco a sentire il mio papà scomparso a novembre, tanto dolore, vorrei solo sapere che stia in pace. Guarda, Maura, allora, loro quando vanno di là sono comunque in pace. Il discorso delle anime irrequiete è una mezza balla inventata dalle religioni, peraltro proprio nei periodi di maggior risucchiamento dei soldi ai popoli, proprio per mero business, come è stato inventato il purgatorio, come sono state inventate le messe di suffragio e quant'altro. Quindi che stia in pace, stai tranquillissima che in pace lo è. Il fatto che tu non lo senti può avere invece mille mila spiegazioni, tra le quali la più solita è che non è capace a farsi sentire. Semplicemente quello, magari tu hai dei canali completamente chiusi, quindi non puoi ricevere, i loro messaggi, eccetera. Lui non è capace a interagire con la terza dimensione e quindi non riesce a farsi sentire, solo per quello, non per altri motivi. Ti ascolto sempre, ho molto da apprendere e le tue spiegazioni sono sempre chiare e interessanti. Grazie, Tiche. Ora porta in giro tre capodogli e uno dei miei animali guida è una balena. La mela non cade mai lontano dall'albero. Mai. Mai. Anzi, io dico sempre che da un melo non casca una pera. Ed è proprio vero. Soprattutto i maschi, riferendosi alla madre, le femmine invece di solito prendono più dal padre, proprio per questioni, penso, di yin e yang, di bilanciamento universale. Anche se, ovviamente, come in tutte le questioni che riguardano la spiritualità in generale, non c'è una regola fissa. Questo tendo sempre a ripeterlo fino alla nausea, perché i luoghi comuni sbagliati, soprattutto sul web, sono una costante. E uno è morto prima di 3 mesi, non si può far sentire, dopo 9 mesi si reincarna, e dopo 15 mesi fa questo. Nah! Di là non c'è il tempo, non esiste, ma nemmeno negli altri pianeti esiste. Perché se vai su un altro pianeta non c'è il lunedì, il martedì, 15 mesi, 12 mesi, un anno, 2 anni, 15 anni e un lustro. Non esistono le ore, i giorni, è un'invenzione umana per riuscire a comprendere meglio i cicli della natura, ma non esistono in realtà. E quindi un defunto non ha delle regole temporali. Non ci sono queste regole, sono invenzioni umane e sono cose che poi la gente che mixa insieme spiritualità, occultismo, religioni varie, che la spiritualità con la religione non c'entra nulla proprio, e fanno questi mix di robe e poi li spacciano per veri sul web. E poi ci sono gli altri 14.000 che non capiscono un belino, ma gli piace come suona e quindi copia e incolla, copia e incolla, copia e incolla. E ste belinate alla genovese girano, viaggiano. E poi io mi sento chiedere: ma io ho sentito dire che dopo il terzo mese l'anima entra nel corpo? No. Ma io ho sentito dire che quando l'anima muore ci mette 3 secondi a uscire dal corpo e poi ci mette 3 mesi prima di contattare qualcuno e poi ci mette
dopo 9 anni si è per forza reincarnato. Ma perché? No, non ci sono questi tempi, non ci sono, non c'è questa regola, non c'è nessuna regola. È come il discorso, a volte ho spiegato in passato che le motivazioni, per esempio, per le quali un defunto non si fa più sentire in nessun modo, magari da un proprio caro, come parlavamo prima, può essere dipeso da mille mila fattori. Il più comune è che non ne sia capace o che la persona in questione non sia per niente ricettiva. Ce ne sono altri, ma non c'è una regola che se non lo senti è per questo motivo. Ho capito che l'essere umano ha necessità di regole, di equazioni, ma l'anima non ha bisogno di regole e non ne ha regole. Sveva, io che vedo ogni tanto le entità, che tipo di libri posso leggere per capire come interagire con loro? Guarda, con i libri io ho sempre dei grossi deficit, nel senso che tralasciando i libri che scrivo io, che li scrivo come mi pare a me e quindi so cosa c'hanno, ma non ho mai parlato delle interazioni medianiche, quindi non ti potrei nemmeno consigliare uno dei miei libri al momento. E tralasciando i libri di alcune consorelle e colleghe, che anche loro però hanno trattato altri argomenti. Per quanto riguarda lo spiritismo, non so mai cosa consigliare. Perché? Perché il 90% di quelli che hanno scritto questi libri sullo spiritismo ci hanno messo in mezzo anche quello che loro pensano, credono, suppongono. E quindi ci piazzano religioni, ci piazzano appunto regole. Quindi se sei capace a scremare, a togliere tutta la religiosità, tutte le regole imposte, ma a leggere solo i modus per fare determinate cose, allora vanno bene moltissimi libri. Anche lo stesso Steiner, che è tanto osannato, ha scritto qualche cosa di giusto. O Chico Xavier, quando ha raccontato le sue esperienze e anche alcuni consigli dati dalla sua guida. Ma bisogna essere capaci appunto a togliere tutto il pensiero proprio dello scrittore e a tenersi solo su ciò che è la globalità della situazione. Ed è difficilissimo, io in effetti non so mai cosa consigliare a livello di libri sull'argomento. Mia figlia ha 2 anni, da qualche giorno che si sofferma a guardare una foto di nostro caro defunto venuto a mancare da poco. Lei lo saluta e gli manda i baci come se lo conoscesse ed è felice. Ma allora, i defunti possono notevolmente interagire attraverso le foto. Avevo fatto anche un video proprio sul mio canale YouTube dove racconto delle foto che si muovono. E che tutti noi abbiamo visto almeno una volta, anche solo al cimitero. Una volta la foto sorride, una volta la foto è triste, una volta sembra quasi incacchiata, perché le foto al cimitero si muovono. Si muovono perché? Non perché si muova la foto, che è una cosa statica, ma perché i defunti riescono tantissimo a interagire attraverso le foto. Se poi dall'altra parte chi guarda la foto ha la mentalità aperta come appunto un bambino, riesce a coglierli meglio quei movimenti, quegli attimi, quella vita all'interno della foto statica. Quindi una bambina è più facile che proprio riesca a interagirci davvero attraverso quella foto. Buonasera Miriana. E allora devi farlo tu un libro. Sai quanti ne ho in lista? Al momento ne sto scrivendo 3 in contemporanea. Non so quale dei 3 uscirà. Sono io la Dea Kali, altro che la mia venerata Dea Kali. Io ho fatto con Duncan e Brianna il percorso del risveglio. Non l'ho seguito. Comunque Duncan e Brianna sono bravissimi nelle loro spiegazioni, quindi sicuramente ti ha aiutato a comprendere, a capire. La cosa che io consiglio sempre è quella di seguire le persone valide, come hai fatto e come probabilmente farai ancora,
ma allargare anche gli orizzonti, quindi non seguire solo una cosa, segui più persone, segui più idee, mescolali insieme, ragionaci sopra, fai dei tentativi. Anche il tentativo che può sembrare più stupido, a volte invece può essere utile. Sono d'accordo. Sì, ma mi ci vorrebbero 14 braccia, ragazze, per scrivere tutta quella roba e fare anche tutto il resto. Oh, Lauretta, buonasera. Allora non sono pazza, è vero che le foto cambiano, anzi lo sguardo, io questo l'ho notato, li sto guardando tutti i tuoi video su YouTube, questo come si intitola? Mi metti in crisi, come si intitola? Siccome sono 1485 video, non me li ricordo tutti i titoli. Allora, eccolo. Foto e ritratti che si muovono. L'ho chiamato e lo trovi con la lentina. Ne avevo parlato proprio per questo motivo. Prego Paola, anzi, se dovessi incappare in qualche libro particolare o che sicuramente te lo consiglierò. Io faccio anche sempre sul mio canale proprio una playlist che ho intitolato Libri, dove di volta in volta parlo dei libri che secondo me sono validi, sono belli oppure sono utili, eccetera. Quello che io non faccio è che non parlo mai di libri che invece secondo me sono inutili perché non mi piace dare anche la versione negativa delle cose. Non mi piace perché comunque chi l'ha scritto in buona o in cattiva fede ci ha messo del lavoro, ci ha messo del tempo e quindi non mi piace fare recensioni negative. Quindi tutti i libri che trovi nella playlist libri del mio canale sono tutti quelli che io considero positivi, a parte i miei che ovviamente li recensisco perché li ho scritti, mica peraltro, così, tanto perché ogni tanto mi do anche un po' di tono. Prego, Anto. Ho sentito dire che se in questa vita una persona ci fa del male è perché si sta vendicando di azioni fatte da noi a lei in una vita precedente, una specie di regolamento di conti, ma in realtà non è così, Tiche. Noi veniamo in queste vite terrene come attori di una determinata scena, cioè noi dobbiamo interpretare quel ruolo in quella vita. Quindi quello che facciamo normalmente, quello che causiamo agli altri, che sia una cosa gioiosa o che sia invece una cosa drammatica, fa parte dei loro percorsi evolutivi. Perché? Perché noi, oltre che imparare a livello animico le varie esperienze, siamo anche gli artefici delle esperienze degli altri. Noi siamo tutti collegati a livello di destino. Di conseguenza non è un regolamento di conti, ma c'è un ma. Siccome nell'universo tutto è bilanciato e anche le esperienze che noi facciamo devono essere bilanciate, se io in questa vita ho perso un capello in più, nella prossima vita avrò un capello in più. Se io ho fatto soffrire qualcuno nell'altra vita, qualcuno, non necessariamente quell'anima, ma qualcuno farà soffrire me e imparerò anche a stare da quel lato. È quello il senso, ma non è un regolamento di conti tra due anime singole. Cara Sve, volevo chiederti se un defunto che mi conosce si vuole far vedere. Puoi venire anche in un altro tempo da me, per esempio quando io ero giovane. Dato che di là non c'è il tempo, oppure può venire solo in tempo reale della mia vita terrena. Grazie, ci tengo molto a sapere. Grazie, carambelle, le tue live. Allora, Andrei, tecnicamente sì, può venire in qualsiasi momento, del tuo spazio-tempo. Poi non è lui che si fa vedere, o meglio,
lui può volersi far vedere, ma se tu non sei ricettivo in quel momento non lo puoi vedere. Quindi il merito o il non merito di vederli è più tuo che suo, perché se tu non hai qualche canale aperto, il defunto può anche ballarti danzando lambada e davanti, che tu non lo vedi lo stesso. Può impegnarsi quanto vuole, ma a livello temporale sì, può venire anche in quello che per te è il passato. Problema è che se viene nel passato e tu all'epoca in cui viene non sai chi è o non sai che poi morirà o non lo riconosci e via dicendo, molte volte nemmeno ci fai caso. Tutto passa, finisce e si scorda, però sì, assolutamente sì. Figurati Paola, ci mancherebbe. Cosa pensi di questa teoria? E te l'ho detto, Ticket, ho risposto prima. È solo che sto andando a rilento a leggere per cercare di rispondere. Buonasera Sabrina, buonasera Anna Maria. Grazie, così ha più senso. È un bilanciamento animico, quindi esatto. Nell'universo tutto, tutto è bilanciato. Qualsiasi cosa. Per questa volta, quando alcuni mi dicono non si può credere alla reincarnazione perché un tempo su questo pianeta eravamo 3 milioni e adesso siamo 60 miliardi. Da dove sono uscite tutte queste anime? Allora, l'uomo, l'essere umano, l'Homo sapiens sapiens, ha la mente ristretta, non riesce a capire che al di là del pianeta Terra, del suo amato pianeta, del suo amato sistema solare, c'è l'infinito, ma per la mente umana, anche a livello proprio di psicologia applicata, è impossibile immaginare l'infinito, così come è impossibile immaginare il nulla. Di conseguenza, l'uomo non può immaginare l'infinito, ma c'è. Che tu lo puoi immaginare, che tu non lo puoi immaginare, l'infinito c'è. Di conseguenza, se su questo pianeta sono aumentate le nascite, potrebbe benissimo essere che nel cosmo altri pianeti si siano estinti. E quindi dove, chissà quanto, a quanta distanza, vai a sapere, c'era una quantità elevata di viventi. Oggi non c'è più nessuno, quelle anime si sono reincarnate su altri pianeti. Finisce. Non abbiamo l'esclusiva, ognuno il suo pianeta, non ci sono le frontiere di là. La Terra sarà senza frontiere. La Terra, Chariot, canzone vecchia. Quindi il fatto che mi hai conosciuto in questa vita significa che in quella precedente l'hai combinata grossa. Dici che sei una punizione. Chi decide in quale anima reincarnarsi e perché? Allora, aspetta, no, in quale anima? No, è l'anima che si reincarna in quale corpo, se mai. Non c'è uno che decide. Tu di là decidi, tu nel tuo libero arbitrio. Decidi una parte delle esperienze che vuoi imparare in questa vita, mentre l'altra parte sarà una compensazione automatica delle esperienze che tu hai fatto nella vita precedente. Quindi, una parte le hai scelte per impararle, una parte è il compenso per quelle che hai fatto. Quindi, se la eri ricca, in questa nasci povera, se la eri alta, in questa nasci tappo. Io dovevo essere alta, figa, magrissima, ricca, perché adesso mi sono arrivati tutti i contrari, ma questo è un altro paio di maniche. Comunque, è una parte automatica, diciamo, è una parte di tuo libero arbitrio. Anche io sono una punizione per Sveva. E se fossi io la vostra punizione, che invece che farvi fare vita vi tengo incollati qua durante le mie live e i miei video facendovi perdere tutto il tempo. Tss, a vedere la mia brutta faccia è pure il Gianni.
In alcuni libri di Wace, infatti, alcune persone si sono ricordate di cataclismi avvenuti su altri pianeti perché lo avevano vissuto. Assolutamente sì, ovvio. Perché non, l'anima non ce l'ha la frontiera. Non è che se uno muore qua deve tornare qua per forza. A me capita di interagire con le entità che ho a casa. Mi capita che soprattutto nel periodo che va dal giorno 20 al 30 di ogni mese, mentalmente riesco a sentire di più con lui. Può succedere perché si avvicina il giorno della sua morte, lui è venuto a mancare il 1 giugno. Sì, i giorni più vicini alla sua morte o, per esempio, il giorno del suo compleanno, il giorno proprio della sua morte, sono molto più energetici e quindi hanno molta più possibilità di interagire. È una cosa più forte di me, io la reincarnazione non la sopporto proprio e se ci dovrei essere per forza spero di rivivere una vita di nuovo con il mio papà. Guarda Anto, ti capisco, la nostra essenza umana materiale ci porta assolutamente a certi pensieri, a certe mancanze, a certe nostalgie e a moltissime emozioni. Dall'altra parte, i sentimenti sono animici, quindi i sentimenti si mantengono anche nell'anima, ma le emozioni no. Quindi di là noi non soffriamo nostalgie, non soffriamo mancanze e il nostro modo di ragionare è decisamente più calmo e riflessivo rispetto a quando siamo di qua. Anche nell'altra vita sarò stata alta, magra, bella e ricca. Eravamo uno squadrone. Praticamente I'm a Barbie girl in my body world. E poi siamo finite di qua. Un po' come Barbie, però più uguale. Rinascere astemio sarebbe una punizione terribile. Non saprei. Oggettivamente non bevo praticamente mai. Fortunatamente ho un fisico che se voglio mi posso bere anche una tanica da 5 litri che non mi fa né caldo né freddo perché reggo meglio di un camionista bulgaro. Ma non bevo, bevo Coca-Cola, bevo acqua gasata, dovrei piantarla con i gas, quello sì, ma la roba gasata è buona. Ecco, però se nascessi intollerante ai dolcetti, quello mi darebbe fastidio, perché io campo di dolcetti, si vede. Poi sporco l'intestino e i gianni si fanno vedere. Però per me sarebbe più traumatico avere intolleranze ai dolcetti. Soprattutto alle cose col cioccolato e alle cose col pistacchio. Io amo il pistacchio. Allora, c'è un attimo, io sto coso non lo sopporto. Quando finisce la live vado in bagno e lo piallo, perché lo so che lo faccio, non lo posso vedere, mi dà fastidio, poi proprio qua. Anche per me sarebbe terribile non bere vini e rum, addirittura, cosa sei, un pirata? 15 uomini, 15 uomini, sulla cassa del morto, vedi che s'azzecca pure la canzone. Io ti capisco, hai ragione, ma è proprio che come sento solo parlare di questa santa reincarnazione mi innervosisco. A volte tolgo e non voglio sentire neppur parlare di questo. Però, sai cosa? Forse invece questa tua repulsione verso la reincarnazione sarebbe una cosa, uno dei tuoi nodi, una cosa che tu devi imparare ad affrontare. Riflettici magari sopra. Quando mi addormento e mi ritrovo a faccia in alto, sogno persone, defunti, tutti intorno a me, che mi fanno spaventare, o perlomeno così interpreto io. Diverse notti fa mi sono svegliata spaventata
che sventolavo le braccia in aria, come se stessi tentando di allontanarli. Cosa può essere? Allora, Anna Maria, come ho già detto altre volte, tra l'altro tu mi segui già da un bel po', quindi ne abbiamo già anche parlato, ci sono persone i cui canali a volte si aprono a seconda proprio della posizione in cui si mettono. Quindi già il fatto che tu ti sei resa conto che li noti quando sei a faccia in su potrebbe significare benissimo che i tuoi canali si aprano in quella posizione. Che siano defunti non lo metto in dubbio, perché i defunti hanno talmente tanta necessità di farsi notare, sentire, vedere, che appena beccano qualcuno che ha un canale aperto si tuffano a pesce nella speranza proprio di farsi cacare, anche solo con uno sguardo. Il problema è che invece tu ti spaventi non perché loro ti vogliano far paura, ma perché sei tu che inconsciamente, in qualche modo, hai timore proprio di questa cosa, dei defunti, dei fantasmi, perché la società ci ha inculcato che dei fantasmi bisogna averne paura. Adoro il rum con la torta del diavolo al cioccolato. Vabbè, nel dubbio, se ci dovessimo incontrare, io mi mangio la torta e tu te bevi il rum. Perché a me il rum nei dolci, tra l'altro, cioè proprio l'alcol nei dolci a me non piace. Mi piacciono i dolci senza alcol. Poi magari me lo bevo a parte, ma quello è un altro discorso. Io sono astemia, quando mangio le fragole con il vino mi abbiocco immediatamente, mi tremano le gambe, potrei bere per l'insonnia. Ma io non sono astemia, però ripeto, non bevo. D'estate manco morta perché mi vengono le caldane proprio se bevo alcolici. Il massimo che faccio mi ciuco magari due bottiglie di sangue di Giuda o di Freisa o quella roba lì a Natale che c'è freddo, non mi picchia e mi piace tanto perché è dolce. Però da ragazzina qualche cosa in più la bevevo, poi invecchiando proprio ho piantato lì. Anche io adoro il pistacchio, tutte le volte che vado in gelateria è un gusto che metto sempre anche io. A prescindere pistacchio, poi il resto a volte cambio. Parlando di questo, ho visto una data che da piccolo scrivevo sulle mie vecchie smemorande a scuola, dove disegnavo date e numeri che all'epoca non avevano senso, ora invece sì. Sai che questo tuo ragionamento io l'ho fatto ieri o avantieri, perché anche io comunque, nonostante i miei 48 anni di studio di questo mondo e di vita in questo mondo, sto comunque continuando a imparare, a capire e a ricordare cose, come tutti del resto. E proprio ieri, ascoltando alcuni video, perché sai che sto studiando giapponese e cinese in contemporanea, in simultanea, per i miei libri, eccetera. Ho scoperto che una delle difficoltà nello scrivere, per esempio, l'italiano da parte dei giapponesi è quello che confondono a livello di scrittura la B con la V e la F con un'altra lettera che adesso non mi ricordo. Ed è un difetto che io avevo da bambina. Io quando scrivevo da bambina a scuola, elementari, quindi ti parlo proprio di roba piccola, 6-7 anni, io sono sempre stata grafomane, scrivevo tantissimo, ma molto spesso quando poi rileggevo mi accorgevo che al posto delle V avevo messo le B, o al posto delle B avevo messo le V, al posto delle F avevo messo un'altra lettera, adesso mi sfugge la lettera, ma avevo proprio questo difetto. Ma io nemmeno lo sapevo che era un deficit delle due lingue, cioè da parte del giapponese verso l'italiano. E nelle mie regressive, ovviamente, io mi sono vista almeno in una vita giapponese che mi è rimasta proprio qua, e in almeno due vite cinesi. Quindi anche questa cosa qui l'ho proprio ripensata, ricordata giusto ieri o l'altro ieri al massimo. Lo so, ma non riesco a gestire questa paura. Certo, ovviamente, la situazione sociale, i film, i romanzi, la religione in primis, e
e quant'altro l'hanno talmente inculcata questa paura per l'ignoto che per alcune persone è estremamente difficile poi riuscire a allontanarla. Cosa posso fare per capire? C'è qualche metodo? Aspetta che io t'ho perso, sai, Anto? Non mi ricordo il filo del discorso. Ah, ok, sì, ci sono, perdonami, ma perché rispondo a tanti e mi ero un attimo inceppata con il ricordo del commento. Guarda, prima di tutto, prima di metodi o cose, bisognerebbe mettersi proprio a tavolino con un quaderno, fare una bella riga centrale come a scuola e iniziare a scrivere i pro e i contro in maniera oggettiva della cosa che tu non vuoi affrontare, quindi in questo caso della reincarnazione. Pro della reincarnazione e contro in maniera oggettiva, a prescindere che tu possa poi apprezzarla o detestarla come modus di esistenza animica. Ma sono tutte comunque tecniche meramente psicologiche, quindi qua ci vorrebbe Autumn, che lei è ferratissima in psicologia. Cosa si può fare Autumn se riappare la signora per poter auto-accettare determinate cose che invece in qualche modo ci repellono, ci fanno schifo, non le vogliamo accettare. Ciao Sole Luna, cosa significa sognare di abbracciare un mio amico che non c'è più e in mezzo a noi c'era un banco di scuola? Semplicemente un saluto, non è un significato. Probabilmente questo defunto è venuto a salutarti e ti voleva semplicemente dire: sono venuto a salutarti in ricordo dei vecchi tempi. Quindi in questo caso il banco di scuola è il simbolo come se ti avesse detto a voce in ricordo dei vecchi tempi. A me capita spesso di dire non mi basta una vita, in effetti c'è tanto da vedere, da fare, da imparare. Hai ragione, Nella. Io di solito invece dico che mi ci vorrebbero giornate di 72 ore per fare tutto quello che devo fare. In compenso, quando guardo invece indietro, lo dicevo con mia mamma pochi giorni fa, dico io ho 48 anni, a livello fisico c'è quella mattina che me ne sento 90, ma c'è anche quella mattina che me ne sento 20 e sono bella pimpante. Ma se guardo all'indietro mi sembra di aver vissuto almeno 5 vite in una. Cioè, proprio. Oh. A volte mi addormento di proposito così perché vorrei affrontare questa cosa, ma poi non ci riesco. Però ecco, fai benissimo. Fai benissimo perché la cosa, l'addestramento, l'allenamento migliore per superare una cosa è proprio quella di cercare di buttarcisi il più possibile. Mi puoi spiegare la paralisi del sonno? Mi succede, sono spaventatissima, non riesco proprio a muovermi. Allora, Maura, ci sono due tipologie di paralisi del sonno. Una è meramente psicologica ed è quando il nostro corpo è già praticamente addormentato, ma il nostro cervello è ancora in semiveglia e entriamo in fase REM da svegli, quindi abbiamo questa sensazione come a sentire il corpo morto, ma è una situazione che si verifica solo ed esclusivamente nei periodi, quella psicologica, nei periodi di enorme stress sia fisico e sia mentale, quindi enorme fatica magari sprecata in giornate oppure enorme stress mentale per mille mila problemi e quant'altro. Poi c'è una paralisi del sonno invece indotta da alcune entità. Io queste entità le chiamo, ma parlo per me, intruders, perché a me sono state presentate con quel nome. In alcune altre culture vengono chiamate con altri nomi, ma il succo non cambia, è sempre quello. Cosa sono? Non è nulla di pericoloso, anche se effettivamente spaventa le persone.
Gli intruders sono delle entità di solito scure, di solito simili a degli animali un po' pelose, una cosa pelosa nera, tanto per capirci, grosso modo, che però poverini sono bravi, sono bruttarelli, ma sono bravi, che vengono assunti proprio dai defunti che non sono capaci di farti entrare in sogno lucido per poterti incontrare, vedere, parlare. Allora mandano sti tizi che sono in grado di tirarti fuori in astrale dal tuo corpo fisico, per quello che lo senti irrigidire. Se tu ipoteticamente ti lasciassi andare, cioè non avessi paura, ma dicessi va bene, seguiamo la corrente, fai quello che ti pare, tu usciresti dal corpo in astrale e in quel momento ti troveresti in sogno lucido e incontreresti il defunto che ha assunto, diciamo così, tra virgolette, quell'intruders perché voleva incontrarti sulla dimensione del sogno. Leva, ciao a tutti. Non mi ricordavo della live stasera, che bella sorpresa. Sì, Sabrina, adesso in accordo con Giovanni Scalpellino e con l'amministrazione del gruppo, al mercoledì la faccio fissa alle 9 di sera qui sul gruppo. Desiree, buonasera. Io ricordo in un sogno di aver abbracciato mio zio morto da poco. Guarda che t'ho perso. Mi ero appisolata sul divano ed era vivido e reale. Mi ha abbracciato forte forte, tanto ho sentito bucare sulla faccia il suo maglione che indossava. Poi ci siamo guardati senza parlare. Lui mi ha soffiato in faccia come se volesse regalarmi un respiro. Poi è sparito. Mi sono svegliata sicura che non fosse un sogno. Ma infatti, Laura, sicuramente non era un sogno. Ti ha soffiato in faccia per farti rientrare in maniera tranquilla con il corpo astrale all'interno del corpo fisico, visto che eri in lucido, quindi in dimensione onirica. Anche la professione che una persona svolge rientra nel percorso che l'anima si è scelta? Anche in questo caso non c'è una regola fissa, quindi potrebbe essere un'esperienza che tu dovevi fare o potrebbe essere un'esperienza che magari avevi già scelto in un'altra vita ma non avevi portato a termine. O potrebbe essere che fai quella mansione perché devi aiutare altre anime ad avere determinate esperienze. Quindi diciamo che la regola per scoprire se la professione lo era o non lo era, in realtà non c'è come regola. Sono qui, eccola, è arrivata. Lei è brava in psicologia. Sono qui, la tecnica che hai descritto è utilissima, soprattutto per prendere decisioni importanti, per riuscire a superare il blocco verso un argomento o altro. Innanzitutto bisogna cercare di capire se ci sono state delle associazioni negative, soprattutto traumatiche. Aspetta che t'ho perso, porco cane che era interessante. Una volta trovato il perché e gestito questa cosa, al 90% si risolve la cosa. Altrimenti bisogna poi fare un altro piccolo lavoro sulla motivazione. Il lavoro sulla motivazione però ha senso solo se per la persona l'argomento è significativo. In qualche modo, spero di essere stata d'aiuto. Assolutamente sì, anche perché io ho capito perfettamente tutto il discorso, ma è stato chiarissimo, quindi grazie, Autumn. Io sogno spesso, mia mamma è deceduta da quasi 2 anni e mi dice sempre che lei non è morta, sempre, in ogni sogno, perché probabilmente vuole proprio dirti quello. I defunti lo fanno, perché in realtà non è morta. L'anima non muore e lei ti sta dicendo, vedi, c'è un continuo, io non sono morta. È proprio quello che ti vuole dire. Ciao Barbara, buonasera. Insegno ai bambini piccoli. Beh, quindi direi che Anna Maria hai un ruolo fondamentale nell'esistenza di tantissimi, tantissime anime. Le basi per i bambini sono una delle cose più importanti per gli esseri umani. Quindi tu hai un ruolo
estremamente importante, ma sicuramente non è un nodo del tuo destino, ma tu sei una parte dell'artificio, sei un artefice dei destini degli altri, che è importantissimo. Mi sento me stessa solo con loro e non con gli adulti. Con loro tutto è spontaneo e senza filtri. Per questo ti dico che probabilmente sei un artefice, cioè è un compito importantissimo quello che hai. Se molte delle persone che fanno il tuo stesso lavoro capissero la loro importanza, non te ovviamente, tu ovviamente l'hai capito perché altrimenti non ti saresti nemmeno posta certe domande, ma moltissimi non comprendono quanto sia realmente fondamentale un ruolo come il tuo. Grazie, magari potresti averlo ancora qui con me. Guarda, il discorso è sempre lo stesso. È vero che purtroppo chi non ha determinate esperienze o certe capacità, certe peculiarità, chiamali doni, chiamali come ti pare, che di dono secondo me c'hanno poco, ma quello è un altro discorso. Non può mai riuscire a credere fino in fondo. Questo perché? Perché è ovvio che se non vedo non credo. L'essere umano è così a prescindere. Ma a volte, nel tuo caso sicuramente, sono loro stessi a volerti dare determinate certezze. Lei ti sta continuando a dire che esiste, che è ancora viva. Questo significa che non ci sono problemi, che la rivedrai, che anche se ora senti tanto la mancanza, quando un domani avrai finito il tuo percorso, avrai finito le tue tappe e sarai tornata anche tu dall'altra parte, tutto ciò che sarà stato questa enorme vita di qua sarà semplicemente come un ricordo di una giornata a scuola. Invece bisognerebbe, anche se è difficilissimo, pensare a tutto ciò che noi dobbiamo ancora fare prima di rincontrare. Tutti noi abbiamo persone che vorremmo rincontrare un giorno e succederà, ma per farlo succedere, per succedere al meglio, per non avere lasciato a metà strada determinate cose tutte e tutto, ora come ora, non dobbiamo mai focalizzarci su ciò che è stato, ma solamente su ciò che è e qualche volta un pochino magari anche su ciò che sarà, l'andare avanti e il vivere il momento attuale, il qui e ora. Bambini e animali sono il mio habitat naturale, li attiro come calamite, sono loro che mi scelgono. Proprio perché, come ti dicevo prima, loro sono estremamente istintivi, i bambini e gli animali non hanno le convenzioni mentali imposte dalla società e il tuo ruolo è un ruolo fondamentale. Ciao, come posso contattare un defunto? Guarda Elena, normalmente i defunti non si devono andare a cercare e contattare perché gli si incasinano le energie, non gli si fa del bene, ma gli si fa solo del male. E quindi trovo sbagliato andare a cercare un defunto mirato. L'unico modo che può esserci per cercare di incontrare, tra virgolette, un defunto senza creargli danno, è quello di imparare la tecnica del sogno lucido. Ne ho descritte un paio di tecniche, perché ce n'è molte più di una, nei miei video sul canale YouTube, in particolare nel video che appunto si intitola proprio Il sogno lucido. Ed sono delle tecniche dove noi vivi e vegeti impariamo a creare un sogno lucido ed impariamo anche a chiamare altre anime all'interno di quel sogno lucido per poterle incontrare lì. Ci sono tante cose che a volte ci potrebbero togliere
dei dubbi su tante cose, su tante questioni, ma c'è da dire che ci vuole anche tanto impegno. Se noi ci aspettiamo che una cosa la proviamo a fare oggi e stanotte funziona, lasciamo perdere. Anche un ricercatore scientifico che fa una ricerca su una malattia ci perde anni a studiarla prima di capire che vaccinazione fare o che medicina dare. Quindi non si può provare e riuscire, tac tac. Se parliamo di sogni avrei molto da raccontare, ma diciamo che ciò che spero sempre è di sognare i miei nonni, ai quali ero molto legata. C'è sempre un messaggio che poi ricollego al sogno che ho fatto con loro, protagonisti, che magari mi si chiarisce anche giorni dopo. A ogni risveglio poi, aspetta che ti perdo, mi sale tutto, ce la posso fare. A ogni risveglio poi mi sento scossa per un po' e ci metto anche tutta la giornata a metabolizzare, che è l'unico modo per poterli rivedere e riascoltare. Come faccio a distinguere un normale sogno da un astrale? Guarda, quello è relativamente semplice. Nel sogno lucido, quindi quando ci sei in lucido in versione astrale, tu sei sveglia dentro al sogno, hai potere decisionale. Quindi decidi tu cosa dire, cosa fare, cosa rispondere, se guardare, se non guardare e tutto il resto. Sei sveglia, sei tu dentro a un posto particolare. Quando invece il sogno va avanti come se fosse un film, senza che tu puoi decidere nulla o senza che tu sai che stai sognando, eccetera, vuol dire che è un sogno psicologico. Io invece ho sempre attirato persone fragili, psichiatrici e disadattati. Il lavoro che ho fatto per 30 anni, pensa a te, è capitato per caso. Lavorare lì è stato solo un proseguimento di quello che facevo prima. Certo, Laura, perché come dico sempre, nulla accade per caso. Inoltre, moltissime cose a volte ci vengono dette, ci vengono fatte vedere, eccetera. Non perché, per esempio, nelle visioni o nei sogni dove qualche defunto ci avverte di qualcosa, eccetera, non è che lo fanno perché così noi possiamo non farla succedere quella cosa, ma semplicemente perché noi dobbiamo credere maggiormente che l'invisibile esista, che l'invisibile c'è. Quello non è una visione per poter cambiare l'evento, ma è una visione per farci credere maggiormente all'invisibile, al c'è altro, al c'è ancora. Come si fa a capire se si è custode del karma familiare? Perché a volte mi sento come se lo fossi, o forse sarà perché i miei fratelli non se ne importano niente e tutto ricade su di me che sono l'ultima figlia. Potrebbe essere? Guarda, Anna Maria, potrebbe essere assolutamente sì. Però potrebbe anche non essere. Potrebbe essere che tu magari sei una persona che si prende invece a cuore anche situazioni di cui invece potrebbe benissimo farne a meno. O potrebbe essere che sia una controbattuta, magari, cioè un ribilanciamento di una qualche tua vita passata dove invece hai avuto l'esistenza contraria. Sono tante le cose, purtroppo detta un po' così è un po' difficile capirla, bisognerebbe analizzare appieno tutta la situazione globale, tua personale. Prego, Miriana. È tutto sempre molto difficile da capire, perché non siamo abituati ad analizzare ogni singolo dettaglio. Il discorso anche è che quando noi siamo anime, abbiamo la vista di prospettiva, chiamiamola così, a 360 gradi. Quindi la nostra anima, quando è di là, o il nostro sé superiore, chiamiamolo anche così, è in grado di vedere ogni singola sfaccettatura di ciò che accade a 360 gradi, quindi tutto.
e ha una possibilità di ragionamento di 360 gradi. Ma quando noi siamo all'interno della nostra mente materiale, la nostra visione delle cose è sì e no a 90 gradi. E non intendo cose porche con il 90. Per cui a noi ci mancano 280 gradi, 270 gradi di panoramica per riuscire a inquadrare una situazione nella sua globalità. È anche per questo che nascono i pregiudizi, nascono le ideologie a volte troppo estremiste da un lato, dall'altro e via dicendo, e così via. Io sin da quando ero bambina sono sempre stata attratta dal paranormale, mi sono successe tantissime cose strane, come ti avevo raccontato, ma tante non riuscivo a dare spiegazioni, invece da quando ho incontrato te e i tuoi video sulla mia strada, ormai da più di 2 anni, tutto ha una spiegazione e un senso, nulla accade per caso, ne sono sempre più convinta. Io ho sempre sostenuto, e questo perché ovviamente ci sono passata prima, che finché una cosa succede solo a me, posso non darci una spiegazione, posso pensare a un abbaglio, posso non capire perché è accaduta. Nel momento in cui invece leggo altre testimonianze di altre persone che hanno vissuto la mia stessa cosa, anche la cosa minima, anche come dicevo prima, la foto che si muove al cimitero. Tantissimi, tantissimi hanno visto le foto del cimitero cambiare espressione, leggermente muoversi, addirittura ci sono testimonianze di foto che hanno proprio cambiato anche la posa. Eppure nessuno ne parlava mai, nessuno lo racconta. Ora sì. Ora col web, un lato positivo il web ce l'ha ogni tanto, ora si sanno, si conoscono perché qualcuno ci ha messo la faccia e ha cominciato a raccontarle. Ho fatto l'esempio della foto, potrebbe essere qualsiasi piccolo o grosso avvenimento. E nel momento in cui ti accorgi che quello che è accaduto a te è accaduto anche ad altre 150 persone, inizi a comprenderlo, inizi a ragionarci meglio sopra. Ma nella quarta dimensione, quando dici che rincontreremo i nostri cari, intendi che li rincontreremo perché saremo noi ad immaginare la situazione con loro, oppure saranno veramente con noi le loro anime? Ovviamente se non si fossero già reincarnati, non so se mi sono spiegata. Allora, è un discorso abbastanza complesso, Sabrina. Quello che dici tu dell'immagine che appare dal nostro pensiero succede solamente sulla pellicola di confine tra la terza e la quarta dimensione. Se tu sei all'interno della quarta dimensione piena, vedi le cose per quello che sono. Quindi, se li incontri quando sei nella quarta dimensione, incontri davvero loro. Poi, il discorso della reincarnazione è un discorso ancora a parte, perché di là il tempo non esiste. Quindi loro sono tendenzialmente sia di là che di qua e anche in più vite. L'ho spiegato in un video, ma è talmente complessa la situazione da spiegare che è difficilissimo in parole povere. Il nostro sé superiore rimane là, ma tanti piccoli nostri sé interiori rinascono nelle varie epoche, nelle varie reincarnazioni, il tutto però è sempre ricollegato, cioè tendenzialmente tu sei qua e sei anche già di là con i tuoi cari, ma i cari di ogni vita non rimangono cari. Tu ora ti basi su questa vita, ma tu hai fatto magari 1.000 reincarnazioni, ne farai altre 3.000, non saranno tutti sempre comunque tuoi cari, non avrai 50.000 mamme, 72.000 papà, 814.000 nonni di tutte le vite. Quindi il discorso dei cari e non cari è un po' così, è un po' che ha senso per noi vivi, ma per le anime non ha tanto senso.
Io tante volte ho visto la foto al cimitero con espressioni diverse, hai ragione. Sì, Desiree, assolutamente. Anche la figura di un quadro, anche, vero Iris, anche i quadri possono essere manipolati, i ritratti possono essere manipolati. A volte non si raccontano per non essere presi per visionari. Vero Marina, ma quando ai giorni nostri ormai sappiamo che c'è il web, che ci sono gruppi come questo, che ci sono forum dove si può discutere di questi argomenti, andare a leggere, andare a studiare, andare a interagire con altre persone che hanno avuto le nostre stesse esperienze è solamente un bene per noi. Inoltre, vedi, hai fatto un discorso sul per non essere presi per. L'essere umano invece dovrebbe proprio uscire da quella mentalità. Dovrebbe, parlando proprio male, 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 battersi nelle balle di come lo prendono gli altri. A me, per esempio, non me ne frega niente che mi prendano bene, che mi prendano male, che pensano che sono matto, che pensano che sono un genio, che pensano che sono Vacca Carla di Federico Salvatore, che pensano che sono una santa. Non me ne è mai fregato una merita mazza. Io ho sempre detto ciò che pensavo, mi sono sempre conciata come mi pareva, ho sempre fatto quello che volevo, nel limite della legge, ovviamente, e del rispetto verso gli altri. Ma non mi è mai interessato di apparire per piacere o per dare un'immagine diversa di me. Ognuno mi può guardare e può decidere da solo cosa pensare, il suo pensiero nei miei confronti. Non mi passa né alto né basso, non mi interessa proprio. Se l'essere umano cominciasse a ragionare in questo modo, a parte che si vivrebbe meglio, perché la gente non avrebbe tutta quest'ansia di apparire e quindi non avrebbe nemmeno moltissimi problemi a livello psicologico, per esempio, sono troppo grassa, sono troppo magra, vorrei quella maglietta, quella là è più alta, quella è più bassa, ui, i capelli come quella li vorrei anch'io. Ecco, tutte quelle cose lì vanno proprio a remengo perché non abbiamo più interesse a farci notare per qualcosa dagli altri. L'empatia può essere considerata una facoltà ESP? Hai mai sentito parlare di persone PAS, persone altamente sensibili? Cosa ne pensi? Allora, l'empatia è una caratteristica prima di tutto psicologica dell'essere umano, che purtroppo però alcuni hanno veramente bassa. Alcuni per fortuna ce l'hanno a livelli ottimali e qualcuno purtroppo per lui, non per gli altri, ma per lui ce l'ha troppo alta. Quando l'empatia supera una soglia di altitudine fuori dal normale, viene considerata una facoltà ESP, rientra nelle facoltà ESP, ma oggettivamente. E ne so qualcosa per esperienza personale, la troppa empatia a volte ci porta anche a essere fuorviati da certe situazioni o da certi personaggi. E quindi non è giusta l'empatia, ma secondo me andrebbe comunque tenuta sotto controllo il più possibile. Io penso che te non tu ti renda conto davvero quanto sei importante, almeno per me, grazie. Io che non sono per nulla sdolcinata, ti dico che sei una delle poche persone importanti per me. PS, non te lo dirò mai più, giuro. Anche perché anche io non sono per niente sdolcinata, poi entro in imbarazzo e non so cosa rispondere, allora o faccio la scema. Comunque, grazie Lauretta, ne sono felice, credimi. È solo che non so che rispondere. Buonasera Laura. Io sto proprio male a causa dell'empatia. Infatti, proprio per quello Anna Maria lo dicevo. Perché la troppa empatia per chi la prova non è mai troppo un bene. E lo so per esperienza. Grazie per avermi spiegato. No. Così complicata con parole semplici. E io cerco sempre di spiegare queste cose con parole semplici, proprio perché tanto mistero, tanta non credenza e soprattutto tante truffe.
che è solo una cosa che io combatto continuamente, arrivano proprio dall'essere ermetici. Questo mondo non viene spiegato in modo che le persone lo possano comprendere, capire, ma viene sempre spiegato con terminologie che lasciano il dubbio, così che uno possa girarsela come gli pare. Quando va male, quando va abbastanza bene, fanno copia e incolla, appiccicano robe sentite qua e là e fanno solo una gran confusione. Ho sempre sostenuto questo in qualsiasi argomento, anche che parli di storia, geografia o epica a scuola, che se tu un argomento l'hai capito, lo riesci a spiegare con parole tue. Nel momento in cui tu non riesci a utilizzare altri termini per spiegare una determinata cosa, vuol dire che tu per primo non l'hai capita. È per questo che cerco sempre di utilizzare proprio gli esempi, i modi più chiari e più, diciamo, tra virgolette, elementari che conosco. C'è di nuovo l'attimo silenzio parlagnesi. Sve, anche per me sei importante e fantastica, grazie Tami. No, davvero, però. Poi io entro in imbarazzo, mi guardo il ditino perché non so cosa dire, devo anche avere una scheggia da qualche parte perché mi punge il dito, non so cosa rispondervi. Voi non ci credete, ma io sono fatta così. Se devo mandare a cagare qualcuno ci metto 3 secondi perché proprio non me ne può fregare di meno, ma se devo rispondere a una gentilezza o un qualcosa entro in panico, non so cosa dire. Buonasera, buona serata e buona vita, come va? Buonasera Vincenzo, abbastanza bene, nella norma, non quella di Bellini. Ok, ho fatto una battutaccia, se non conoscete l'opera non sapete cos'è la norma di Bellini. Io quando si tratta di canzoni le so tutte, anche quelle dell'opera. Sapete perché moltissimi rituali, moltissimi. Quindi dici che ti mando a cagare. Che non sarebbe male, considerando che lì qualche problemino c'è. Quindi, se mi ci mandi, magari mi fai anche un favore. Ce la sto mettendo tutta, soprattutto da quando ti ho conosciuto. Mi sento più sicura e a volte mi lascio andare. E fai benissimo. Tanto Marina, credimi, e questo lo dico sempre nei miei video, nelle live, anche di persona quando chiacchiero con qualcuno, non si potrà mai piacere a tutti e non saremo mai odiati da tutti. Ci sarà sempre un 50% che ci apprezza e un 50% a cui facciamo schifo. Facciamocene una ragione, non diamo importanza a quel 50% a cui facciamo schifo e andiamo avanti per quel 50% che ci apprezza per quello che siamo. È semplice. Poi quando ti ricordi, mi trovi il video di Atlantide e Lemuria, l'è una vita che lo cerco e non lo trovo più, aiutami. Ah, hai ragione. Sono stata talmente incasinata. Poi sai cosa? Che io non me li ricordo i video che ho fatto. Non me li ricordo. Sono 1485. Non mi ricordo tutti i titoli. Ma giuro che te lo cerco. In qualche modo salterà fuori. Io non ci tengo a piacere a tutti. Mica tutti sono intelligenti. Dicelo, brava. Mica tutti hanno buon gusto. È così che bisogna dirsi la mattina allo specchio. Non lo trovo, ho cercato in tutte le tematiche. Ah, da qualche parte c'è sicuro. Se l'hai visto vuol dire che c'è. Io ormai non mi ricordo più nemmeno di che cosa ho parlato e di cosa no. Ma sicuramente salterà fuori.
Guarda Laura, io chi mi conosce lo sa, sparo sempre tutto quello che mi viene in mente, non ho freni, sono estremamente educato, o perlomeno cerco di esserlo, cerco di essere sempre gentile con tutti, a meno che proprio non mi portino all'esasperazione, ma in generale sono molto così. Tutto quello che mi viene in mente lo dico, infatti ogni tanto parto anche con le canzoncine perché magari una parola mi fa venire in mente una canzone e parto con il pezzo di quella canzone. Quando parlo nei video oppure in live, eccetera, è come quando sono di persona, se tu mi conosci di persona sono uguale. Proprio non me ne frega niente, manco nei video di apparire in un certo modo. Devo andare a scavare in quelli più vecchi, magari te lo ritrovo. Non lo fate cantare. Tu stai brava, se no ti mando tutta la versione rivenuta e corretta da me di vecchio scarpone su Messenger. Rotolo. Ah, da buonasera. Scusami, ma sono riuscita a entrare solo ora, ma ci mancherebbe, anzi, ancora grazie che sei apparsa. No, sì, ti mando vecchio scarpone di Cittincille Vuie eppure Fenestra Lucive. E guarda che Fenestra Lucive è tremenda come la canto io, eh. Chiediglielo a Pamela e a Dida che le ho massacrate con quella canzone. Quello che fai per noi è un compito animico. Ti ho scoperto su YouTube quando ho perso il mio cane, perché cercavo qualcosa sugli animali quando muoiono, perché lo sentivo in casa e da quel momento ho fatto una maratona di tutti i tuoi video. Da quel momento ho iniziato a capire tutte le cose che mi accadevano. Sì, Anna Maria, in questa vita terrena, oltre al compito che ho verso i defunti, ho anche questo, diciamo, tra virgolette, incarico, che è quello di spiegare il mondo dell'invisibile. Lo faccio con le live, con i video, con i miei libri, per cercare almeno di spiegare a chi vuole approfondire l'invisibile. Siamo in tanti nel mondo, nell'universo, a portare avanti queste spiegazioni. E ogni epoca, ogni posto, ogni luogo ha i suoi che cercano di chiarire al meglio il continuo dell'esistenza. Buonasera Paola, grazie, sei un mito. Io stasera divento color peperone, e sei un mito, e sei qua, e sei là, sei un mito, alla faccia di Laura, sei un mito perché, ciao Sandy, spero tutto bene, domanda di curiosità, in un gruppo di magia nera ho letto che discutevano sul fatto che il karma non esiste, nemmeno il colpo di ritorno, dicevano che sono fantasie New Age e della Wicca, che è una forma di New Age. Quando ho chiesto spiegazioni, ne ho ricevuta una in cui non ho capito un tubo, come al solito. Comunque ero curiosa di capire meglio. Praticano riti con Satana e altri demoni. Invocano anime, aspetta che ti ho perso, di pluriomicidi del passato. Mi hanno lasciato perplessa, ma questa è davvero magia o solo deviazioni? E perché, ammesso che questi demoni gli rispondano davvero, un demone dovrebbe esaudire una richiesta? In cambio di cosa? Sono perplessa. Allora, partendo dall'ultima domanda, sono deviazioni. Inoltre, sono deviazioni di mala informazione. Nulla togliendo al fatto che la New Age è un'altra arruffata di spazzatura, che la Wicca di per sé non sarebbe nemmeno male se non fosse che ha mischiato l'antico paganesimo con la New Age. Se la Wicca buttasse nella spazzatura tutta la New Age che ci ha infilato dentro e si attenesse solo all'antico paganesimo, sarebbe anche un filone abbastanza seguibile.
Per quanto riguarda demoni vari, i demoni, lo dico sempre, non sono le entità malvagie che dice la religione, quindi si parte dal presupposto che questi siano pure religiosi, perché credono a Satana e credono che i demoni siano malvagi e facciano robe in nome del rubarti l'anima e tutte quelle cavolate che racconta la religione. Quindi per cui già di per sé non valgono nulla in questo gruppo. Poi non è magia, ma è occultismo quello che loro dichiarano di praticare, mettiamola così, che non serve assolutamente a niente, ma in ogni caso sono mere deviazioni mentali proprio. Purtroppo gli estremisti ci sono da una parte e dall'altra, nelle varie religioni, così come nelle politiche, gli estremismi sono sempre spazzatura da tutte le parti. Per quanto riguarda il colpo di ritorno, non è che è un colpo di ritorno, lo chiamano colpo di ritorno, un po' forse per spaventare e inibire l'idea di poter fare qualcosa, ma non è un colpo di ritorno, è semplicemente due cose. La prima è la vibrazione che tu emani, tu che stai emanando mentre stai facendo quel rituale. Tutto ciò che emani ti torna poi indietro, come la pietrolina quando la butti nell'acqua, che fa i cerchi, che poi blu, blu, si rimpiccioliscono di nuovo e tornano indietro. Stessa cosa per la vibrazione. Tu emani una vibrazione che poi piano piano ti torna addosso. E questo è a prescindere la legge universale. Poi c'è il discorso del dare e avere. Quando tu smuovi delle energie per ottenere qualcosa, per bilanciamento cosmico, qualcosa ti verrà tolto. Se tu chiedi più soldi, ti si leva più salute, sto facendo un esempio. Se tu chiedi più salute, ti si toglie l'amore. Se tu chiedi una cosa, ti si toglie l'altra, perché tutto ciò che tu hai deve essere bilanciato, non puoi avere tutto al massimo. È questo che loro non comprendono e che poi chiamano colpo di ritorno. Ma io ho fatto un incantesimo per avere il conto in banca pieno, ora ce l'ho, ma sto per morire perché c'è una malattia tropicale. E per forza, hai voluto più soldi, ti hanno tolto la salute. Non è che ti hanno tolto perché qualcuno te l'ha tolta, è proprio perché è nell'universo tutto è bilanciato. E anche tu devi avere quel tot di cose. Se aumenta una, diminuisce l'altra. E non ci sono cavoli. Che t'ho perso? Aspetta, ancora. Che tu sappia, Sveva, è mai stato trovato un corpo di un vampiro vecchio addormentato in una tomba da qualcuno che ne ha parlato? Ma guarda, difficile dirlo per quanto riguarda un corpo. A prescindere dal fatto che un vampiro vecchio in una tomba non lo troverai mai. Quando un vampiro è così vecchio, ma si parla di milioni di anni, da non essere più in grado di gestire la sua esistenza praticamente immortale, diventa un Nietzsche, diventa un masticatore di sudari, diventa. E un essere che non va più a caccia di nulla e che si ritrova a nascondersi in luoghi sotterranei seminterrati, ma non è nella bara, non è come Dracula che si portava la sua baretta dall'Inghilterra all'America con la sua terra dentro e dava la craniata all'ombra, no, quello lì è morto e contento, ma vabbè. Comunque, e quindi trovare una tomba di un vampiro vecchio, credo che sia una cosa impossibile. Loro sanno di magia quanto mia nonna di astronomia. Ecco. Esatto. Ecco la Neo Sister Papessa Stalker. Tutte le dico. Ciao carissima Sveva, ho visto alcuni tuoi video di YouTube fatti qualche anno fa in cui avevi i capelli blu, i tatuaggi e tanti ciondoli. Vabbè, i tatuaggi ce li ho sempre, eh. A me piacevi così, tipo stile punk, un abbraccio da Vincenzo. Io sono sempre stata goth come gusti. È che nell'ultimo
anno e mezzo più o meno, non ho tempo. Mi ero fatta il biondo per tornare al blu. Normalmente mi piace truccare molto gli occhi con tanto nero. Io sono sempre stata proprio gotica come gusti, mi piace proprio. Solo che non ho il tempo materiale nemmeno di guardarmi allo specchio. Mi lavo la faccia a memoria praticamente la mattina. E quindi non ho il tempo materiale di starmi ad acconciare. Magari se un domani riuscirò ad avere un po' più tempo, tornerò anche agli albori. Mi piacevo anch'io, tra l'altro, così. Prego, Sandy. Eccola lì, è resuscitata, è uscita fuori dalla tombetta. No, lei è una papessa, quindi se è una papessa, dove è uscita dall'altare? Mamma, se muore stasera, ce la faccio? È staccato. No, perché è staccato? Mi hanno staccato il ventilatore. Assassini. Parte o no? Ah, un pelo d'aria, se no schiatte. Blu, sempre blu. Ma ero partita. Allora, sono andata a tingermeli tutti. E guarda che sono tanti, eh. Non è che sono pochi. Guarda qua che coperta che tengo. Gne, gne, gne. Wow. Volevo farli tutti blu. Quindi ero partita facendomi tutto il biondo. Dico, così poi mi faccio tutto il blu sopra elettrico. Poi, a non avere il tempo manco di andare a fare la pipì. Figuriamoci andare a prendere appuntamento dal parrucchiere. E nel frattempo sono ricresciuti. Prima o poi ce la farò a farli blu, nel blu, dipinto di blu. Ma io non c'ho tempo qua giù. Dire la verità, volevi farti la sauna mentre me la dire. Ma guarda. Tu non sai che casa mia è a step. Allora, pian terreno 20 gradi, in inverno i pinguini ti fanno ciao, come le caprette di Heidi. Primo piano, quello della cucina, hai il piano ideale, lì puoi fare qualsiasi cosa, in estate e in inverno. Secondo piano, le camere da letto, se non lasci tutte le porte aperte a fare un briciolo d'aria non riesci manco a dormire. Quassù dove sto io è la soffitta. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera. A soffitta, sei schiatta. Ci sono 50 gradi. Non è una soffitta, è un forno crematorio. Come la fatina? Esatto. Io avrei una domanda che credo riguarda la tua consorella, forse. Che dono. Chi sono i pulitori d'anima e di cosa si occupano esattamente? Sempre se vuoi parlare. Allora, dimmi quanto ti ha pagato per farmi questa domanda. Perché sono 3 mesi che mi dice che devo fare il video sul pulitore d'anima perché lo vuole sapere. A te ti è venuto fuori così, pof, ti ha pagato, di la verità. Ti ha minacciato di qualcosa. Lo so che è tutta colpa sua, io lo so. Non si fanno queste coalizioni. Comunque, i pulitori d'anima sono quelli che fanno scaricare, se io ci credo. E io ci credo davvero, guarda. Hai complottato, ammettilo. Sono personaggi. Va bene, Ada, dato che sei curiosa anche tu, allora rispondo. Ci sono persone che hanno proprio il compito di alleggerire e pulire quelle anime. Da noi, quando uno dice te lo giuro, si risponde in un certo modo che però in live non lo posso dire, poi te lo scrivo in PVT.
Buonasera Clari. A volte gli esseri umani, indipendentemente dai loro percorsi di destino, appesantiscono, sporcano, sbagliano strada la loro anima. Ridi, ridi, non te conoscessi. In quei casi, non per tutti, ma per determinate persone, è necessario che quelle anime vengano ripulite. Ci sono delle persone, come ci sono delle persone, vedi me, che sono proprio addette a dare spiegazioni, a far comprendere al meglio determinati mondi, determinate tematiche. Ci sono persone che sono addette a ripulire, a alleggerire quelle anime che sbagliando varie strade si sono sporcate troppo, si sono perse, perse nel senso che si sono troppo appesantite. Il loro problema principale è che, per contro, ogni volta che puliscono qualcuno, si sporcano loro. Se non prendono di base di ripulirsi anche loro stessi, imparare tecniche di visualizzazione che li ripulisca, scaricare, per esempio con le mani sotto l'acqua fredda e far scorrere come si fa in prano, purificarsi con le docce di sale e via dicendo. Molto spesso accumulano, accumulano e diventa anche un rischio per la loro stessa salute. C'è tanto lavoro da fare, le persone vedono demoni, streghe, entità malvagie anche nella minestra di verdura. Ecco, io di solito dico anche nel culo del cane, perché dopo quella foto famosa del culo del cane, ormai è andata la razza umana. Ho pubblicato una foto fatta con il fumo di Palo Santo, scattata anni fa. Forse ti ricordi perché era bellissima. Non ti dico i commenti, a parte chi ama il prete, che è un classico. Ormai quel prete fa anche l'idraulico, è diventato un tuttofare il prete. Uno mi ha pure detto che vedeva la morte che indicava chi scattava la foto. Un altro mi ha detto di fare un encefalogramma, un altro che dovevo vendere casa. Però poi alla fine l'importante è che la maggior parte delle persone si sono comunque fatte delle domande. Ma io lo dico sempre, anche se 10 ridono, se riesco a far ragionare anche solo una persona, io quel giorno ho già vinto. Tanto la massa non la convincerai mai. Nemmeno la religione ci è riuscita con le minacce a convincere tutta una massa unica. Quindi pensare di cambiare l'idea al mondo è impossibile. Nel momento in cui hai cambiato le idee a una persona sola e l'hai fatta ragionare, hai già vinto. Ne so qualcosa, appunto. E io che te dico sempre, scarica, purificati, pulisciti. Sì, lei. Per quello pensavo che ti aveva pagata, perché sono 3 mesi che cerca di farmi spiegare cos'è un pulitore d'anima. Sapete che per qualsiasi cosa potete segnalare, che noi provvederemo, come diciamo sempre. Sì, no, Ada, si parlava in generale, Laura non ha detto se era successo in questo gruppo o nell'altro, anzi che voi siete sempre presenti e sempre solerti proprio in queste cose. Come ti capisco, vedono demoni eccetera ovunque. Sì, ma il problema è che non sanno manco cosa siano i demoni e li catalogano come li cataloga la religione. Quindi dico demone, dico cattivo. È un po' come dire dico donna, dico danno, no? Così, per assonanza, perché credono in quella religione o perché qualcuno gli ha spiegato il modus di quella religione, loro partono con demone, che poi sapessero che demone significa daimon e che daimon significa semplicemente entità elevata, entità che sa le cose, magari comincerebbero a ragionare su tante cose. Vedi, Esme nemmeno ci crede che io non c'entro. Guarda. Ammesso e non concesso che non l'hai pagata per farmi la domanda, vi siete collegate telepaticamente, magari involontariamente, ma qualcosa è partito da te. Ci gioco le scatole, anche involontario. Bravissima.
È sempre un piacere ascoltarti, da brava mentore tu mi insegni a pescare, non regali pesci, grazie bell'anima. Perché a regalare i pesci appunto non serve a niente, ci mangi quel giorno e poi non mangi più. Oh, ma quindi sei tu? All'inizio non capivo nemmeno cos'è, perché non ho mai sentito. Io sto ancora aspettando Lucifero. Ma ne ho parlato di Lucifero. Come stai ancora aspettando Lucifero? Mi fai venire i dubbi che mi sono Lucifero. E l'ho fatto il video su Lucifero. Giuro, c'è sul mio canale. Mi tocca fare delle cose pazzesche. Lo so. Ma hai anche altri compiti come me del resto. Hai anche il compito di raccontare le storie, hai tanti compiti anche tu, non è che sono l'unica che si smazza tutto il fastidio, eh? Anche tu c'hai i tuoi bei fastidi da smazzarti. Eh sì, infatti l'ho fatto, stavo andando a controllare. Sì, ma lo voglio vedere. Vabbè, lì io non c'entro, pia da con lui. Io non posso partire. What an is love, papaparabara. A fare Marco Columbro, no, non era Marco Columbro, chi era? Marco Predolin. Sì, c'è il video su Lucifero. Ecco, esatto, ma lei intendeva che lo vuole incontrare face to face. Posso solo immaginare tanta stima per questo dovere. Ma mica è l'unico. Ce n'è un altro pure. Lei non dorme né di giorno né di notte, poraccia. Ecco, vedi, ne ho detti due, era il terzo. Ho detto Marco Fredolino, ho detto quell'altro che non mi ricordo Marco più, e invece era Castagna. Sono negata con la roba di televisione io, sono negata, perché non la guardo proprio, non l'ho mai. Sono secoli che non ce l'ho nemmeno più la televisione. E manca Marbas, ma mica solo Marbas, tu vuoi Marbas. Silvietta di Menna vuole Malfas, e Antonella vuole Raum, no, con calma ci arrivo, giuro che ci arrivo. Io aspetto il video su Baphomet. Non l'ho fatto quello su Baphomet? È sicura? Io ormai mi sono persa, non mi ricordo più cosa ho fatto, cosa non ho fatto. Baphomet. Porco cane, non l'ho fatto, c'hai ragione. Ero convinta di averlo fatto, giuri in giuretta. La papessa ha il dovere di santificarmi oltre al re. Ho visto, Tami, ho visto. Sono andata a controllare un attimo. Non c'è, ero convintissima di averlo fatto su Baphomet. Tutta la storia della pre-cultura templare, eccetera. Invece no, non l'ho fatto. Hai ragione, lo farò, giuro che lo faccio. È che in questi giorni ne ho messi tanti in programmazione perché ho dovuto organizzare delle serate diverse, quindi li ho fatti a random. Ora, quando arriva settembre, soldati come d'autunno cadono le foglie, no, quello era Ungaretti. Quando arriva settembre, che sono magari forse un attimo più calma e ho meno oneri da portare a termine, riesco a fare anche dei video un po' più piacevoli. Mi volevo buttare dal palazzo quando è apparso, me lo ricordo. Mesi e mesi che voleva vedere le sue guide con la sua Giulia, appare il suo demone, lei cosa fa? Scappa come una biscia e cerca di buttarsi da un palazzo. No, di Baphomet. Aspetta che ti ho perso. Ancora no, ne hai parlato in una live però tempo fa. Ecco, qua da qualche parte avevo parlato di Baphomet. Sì, lo faccio, giuri in giuretta. Tanto le devo fare tutte le entità elevate piano piano. Ma farò anche il libro sulle entità elevate, perché non le posso raccontare tutte in video. Quindi farò anche il libro. Con calma e sangue freddo. Dovevo acchiappare Giovanni che doveva farlo con me, ma adesso c'ha caldo e quindi non si può. Ecco,
Aggiungo alla lista anche Abraxas. Beh, Abraxas lo devo per forza nominare, anche perché è stato ripreso anche dalla Bonelli Editore facendone l'anagramma e chiamandolo ho perso il filo dell'anagramma e comunque l'hanno fatto diventare il papà di Dylan Dog. E quindi c'ho tanto da raccontare su Abraxas. Sì, il libro assolutamente, prima o poi lo farò, ma volevo farlo insieme a Giovanni, eravamo d'accordo, poi mi è sparito Giovanni, si deve essere sciolto col caldo. Conosco uno che è convinto che Baphomet sia più di uno, tipo angeli, e lui li vedrebbe. Ok. Ammesso e non concesso che lui possa vedere delle entità che hanno una forma pseudo caprina alla Baphomet, forse, e ripeto, ammesso e non concesso che abbia la capacità di vedere questo tipo di entità, vede semplicemente dei fauni, che sono una razza di creature. E che quando muoiono a volte riappaiono con l'aspetto defunto di quando erano in vita. Quindi è facile che lui veda dei fauni e li scambi per dei Baphomet. Ripeto, sempre ammesso e non concesso che veda delle cose realmente. Libro con illustrazioni. Ah, io non sono brava a disegnare, che illustrazioni. Non mi complica la vita, tu e le tue idee geniali. Xabaras, brava, ecco, mi ero inceppata, che è appunto l'anagramma di Abraxas e che sarebbe una delle due metà del papà di Dylan Dog. Lo so che tu sei come me, una fan del Did. Sarebbe tanto bello se potessi trovare qualcuno che disegnasse a colori ciò che descrivi, tipo la piazza dell'attesa, le altre dimensioni, eccetera. Il problema di base è che dovrei trovare uno che me le disegna gratis, sempre che non c'ho una lira. È quella la base del problema. Non vede nulla, o meglio, li vedrà, ma essendo stato anni in una clinica psichiatrica, c'è un ma però. Alcuni hanno problemi psichiatrici e vedono cose che non esistono. Tra virgolette, semischizofrenia e via dicendo. Altri si sono ammalati di malattie psichiatriche proprio perché in principio vedevano realmente. È stato il contraccolpo a farli ammalare. Quindi anche lì, prima di bisognerebbe verificare un po' tutta la situazione. Io non ti posso aiutare, faccio schifo con la matita. Io invece pure. Riesco un po' con le app, i disegni che ho fatto sui miei romanzi, eccetera, perché mi aiuto con delle app. Ma a mano libera l'omino stecco mi esce storto. Quindi nemmeno l'omino del gioco dell'impiccato riesco a disegnare dritto. Caspita, se avessi il talento per il disegno te li facevo io, ma purtroppo disegno malissimo, so solo copiare un disegno. Beata te, io non so nemmeno copiarlo. Sono proprio una schiappa. Ho provato un paio di volte a fare qualche disegno, che anche perché io ho nella mente talmente tante figure, talmente tante cose, che mi piacerebbe tantissimo saperle disegnare, anche per spiegare meglio certe forme, certe situazioni, certe entità e via dicendo. E invece niente, nada, rien ne va plus, ma manco copiandoli, proprio zero totale. O acchiappo qualche entità tipo quella di Van Gogh, no, Van Gogh no, che era tutto schizzettato. Qualche entità che sappia disegnare bene. Modigliani, no, fai i colli troppo lunghi. Leonardo, tagliamo la testa al topo. Chiappassi l'entità di Leonardo e gli dico: Ciccio, pia un attimo il braccio e fammi due schizzetti, che tanto è tanto che non ti alleni. Magari. E invece no, niente. Mai. Neanche tentandoci. Acchiappo qualcuno di loro. È uno dei pochi.
Io suono diversi strumenti a livello artistico, leggo la musica, canto a squarciagola anche se sono stonata come una campana e me ne vanto. Ma il disegno non rientra nelle mie capacità. Scusate. Vabbè, che tanto siamo arrivati quasi all'ora che volge alla nanna, eh. In effetti sto mezzo collassando, ma bisogna tenere duro. Le mie live sono sempre durate 2 ore e non posso rovinare la media. Canta pure su di me, se hai bisogno di qualche disegno posso provare se mi dai delle descrizioni. Ti amo! Provo a scriverle al meglio le descrizioni e qualche tentativo poi lo faremo, ma davvero, eh? Sì. Grazie Miriana, è stato un piacere anche per me. Comunque tu le scrivi benissimo, quindi useremo la visualizzazione. Bravi, così vi allenate con la visualizzazione che è fondamentale in questo mondo. Ah, ma perché a livello descrittivo? Scrivo i libri, quindi mi viene abbastanza semplice la descrizione e poi metterla in pratica che invece non mi viene. Un mio zio sentiva le voci, gli davano però non aveva nessun problema di salute. Gli diedero dei farmaci senza senso, secondo me. Entrava e usciva dalla psichiatria col senno di poi, penso che qualcosa di vero c'era. Purtroppo tantissimi tra psichiatria, che all'epoca poi tra l'altro non era neanche tutto quel carnevale di Rio, e quando andava male, esorcismi vari accozzati dal prete del paesello, le hanno rovinate quelle persone più delle volte, purtroppo. Figura di Maura, grazie a te per esserci stata. Scusatemi, ho sbagliato qualche passaggio per la fretta, ma no, figurati Ada, era regolare. Anzi, eh sì, poi nelle live purtroppo quando si discute mentre si legge un commento, l'altro sta ancora rispondendo all'altro, ma è normale che sia così. Va benissimo. Dai, che le live sono sempre carine, interessanti anche per me, eh. Poi io che ho la malinconia di studiare la razza umana, non nel senso che mi studio come cavie, ma nel senso che il confronto mi piace proprio. Buonanotte Marina, mi sono ripetuta, vabbè, ma non è nessun problema, sapessi quante volte mi ripeto io? Anzi, a volte nei video entro in ansia perché dico magari sta cosa l'ho già detta tipo 14 volte, vabbè, ma la ripeto, fa lo stesso, meglio una volta in più che una volta in meno. Io adesso a fine live, finito di darvi la buona nanna e poi estrapolato il video che poi lo carico anche sul canale YouTube e tutto, vado a schiacciarmi Gianni, lo vado a uccidere. Non lo sopporto più. Sta cominciando a diventare una presenza inquietante. Tra l'altro mi ero comprata proprio, eccoli qua, sono arrivati da poco, gli ammazza Gianni. Ah, quei cosi che fanno vedere nei video, vedi? Per schiacciare i punti neri, le robe. Ho comprato tutto il set. Papparapà. E giustamente mi è arrivato 2 giorni fa il set e ieri mi è sbucato Gianni. Quindi sicuramente vedi che nulla accade per caso. Buonanotte Anna Maria. Desiree, buonanotte. Grazie a voi sempre per esserci stati, per aver partecipato e per la bella chiacchierata che abbiamo fatto. Comunque, tra tutti, tra uno scherzo, una battuta e qualche spiegazione o domanda, sono queste le live carine. Le live dove si può parlare un po' di tutto, dove si capiscono le battute. Ma sì, guarda, è l'unica volta, vedi, faccio la veggenza, ordino lo schiacciabrufole e mi appare il brufolo. La prossima volta che le dici, ordino un salvadanaio di quelli così, c'è già mai che prevedessi il futuro anche lì, no?
Ci provo. Come Buenos Aires, andrei buenas noches al limite a todos, a Buenos Aires. Ok, comunque io ci vado pure a Buenos Aires, deve essere anche carina. Brava a disegnare, se non sbaglio. Il nano non sa disegnare. Dove sei? T'ho perso. Secondo me è un talento nascosto. Il nano disegna benissimo. Ma adesso ha 15 anni, lavora, deve rientrare a scuola e tiene pure la fidanzata. Non mi caga proprio. Malvagio. No, dobbiamo riprovare a cercare il video. Maremma, ma dove l'ha finito? Ora vediamo se riusciamo a scovarlo, sto video, perché io nemmeno me lo ricordo. È sempre tutto interessante, anche se viene ripetuta una cosa. Grazie, Antonella. Grazie per tutto, amore, a presto e buonanotte. Grazie a te per esserci stata, auto, e per esserci sempre anche. Ti ricordo che mi hai mandato una GIF con un brufolo enorme e poi ti è uscito, porco cane vero! Anche. Nel dubbio mando anche a te la GIF di un salvadanaio enorme, se sa mai. Buonanotte, Ade, buonanotte a tutti. Oh, le 11 spaccate, eh? Come il campanaro che segnava le ore, sono le 9, tutto va bene. Precisa proprio. Ecco, me lo sentivo che era bravo il nano, appena lo rapisci per una live l'ho intervista. Se continua con tutti questi impegni, la prossima volta che rivedrete il nano avrà 27 anni perché è più impegnato di me. Buonanotte ragazzi, davvero, e grazie davvero per esserci stati. Ciao. Opla.